Spendereste 450 euro per un notebook che è spedito dalla Cina e che preso in mano sembra costruito bene, piuttosto solido e robusto e soprattutto è tutto alluminio? Beh, questa è la domanda che mi sono posto quando ho preso in mano per la prima volta questo Chewy AeroBook Pro 13.3 da pochi giorni in commercio. Vediamo come va. Lo chassis è in alluminio ed è oggettivamente un prodotto che appare essere più costoso rispetto a quello per il quale viene venduto. Ha uno schermo da 13,3 pollici che non è touch, nonostante abbia una finitura con uno vetro che lo ricopre. Quindi si può pensare che sia touch, ma in realtà non lo è. La struttura esterna è tutta quanta in alluminio e, oggettivamente, visto per la prima volta, questo modello Chewy fa pensare a un notebook ben più costoso. La finitura, come abbiamo detto, è decisamente gradevole e troviamo poi tutte le porte di comunicazione di cui c'è tipicamente bisogno. Quindi due USB Type-A 3.0, una USB Type-C, il connettore per il jack audio, il connettore per l'alimentatore esterno, questo in vero è un modello abbastanza economico, e poi abbiamo uno slot particolare, lo slot TF TransFlash, che è il primo nome delle primissime schede micro SD sviluppato da SanDisk. Di fatto questo slot va bene per le schede micro SD non di capienza così elevata, quindi possiamo utilizzarlo per espandere un po' la memoria on board. La costruzione, come abbiamo detto, è buona, sicuramente valida la tastiera e anche il touchpad, e lo schermo da 13,3 pollici non è di tipo touch, è un Full HD con una buona qualità complessiva. La peculiarità è quello di essere ricoperto da un vetro di protezione, cosa apprezzabile per quanto riguarda appunto la protezione, ma che instaura tutta una serie di riflessi, un po' come capita con tutti gli schermi di tipo touch, ma questo touch non lo è. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core M3 8100Y. È un processore Intel di ottava generazione, 2 core, 4 thread, che è caratterizzato da un TDP di soli 5 watt, quindi di consumo particolarmente ridotto. Due le implicazioni. La prima, il sistema di raffreddamento è completamente passivo, non c'è una ventola, quindi il notebook non fa rumore. Interessante perché la temperatura comunque si mantiene su valori decisamente non preoccupanti, anche sfruttando al 100% tutta la potenzialità del processore. Dall'altra parte la frequenza di clock non è così elevata, altrimenti i consumi salirebbero ulteriormente. E soprattutto la seconda grande implicazione sono le prestazioni velocistiche, che sono tutt'altro tranne che strabilianti. Possiamo dire che è un notebook che va molto bene per tutto quello che è produttività personale. Non ci dobbiamo attendere una reattività pari a quella di altri notebook con processori un po' più moderni o comunque con un consumo un po' più elevato, dotati di raffreddamento attivo con ventola. Però per quello che dobbiamo fare normalmente, produttività personale, guardare dei video su YouTube, posta, navigazione, non ci sono particolari problemi. Certo, non avremo quella reattività che ci possiamo attendere da altri notebook, anche perché abbiamo 8 GB di memoria on board, ma in single channel, non in dual channel. Questo un po' penalizza le prestazioni. E soprattutto abbiamo un SSD da 256 GB di capacità, bene, ma con interfaccia SATA, male. Questo che cosa vuol dire? Che la velocità massima di lettura e scrittura è attorno ai 500 MB al secondo, contro valori di 1,5 GB al secondo, se non superiori, tipicamente offerti dalle soluzioni SSD di pari capienza, però basate su interfaccia PCI Express. Purtroppo, anche aggiornando l'SSD, è l'interfaccia sulla scheda madre che è SATA e quindi non cambierebbe nulla. Però possiamo notare come nella parte inferiore sia presente uno sportellino al quale si può accedere rimuovendo due viti, molto semplice. Sotto questo sportellino c'è l'SSD, quindi se vogliamo cambiarlo è un'operazione veramente da pochi minuti. Anche per gli altri componenti abbiamo un po' di limitazioni da un punto di vista prestazionale. USB Type-A e USB Type-C, per esempio, non sono così veloci come quelli di altri notebook in commercio. E lo stesso vale per la connettività Wi-Fi, che di certo non brilla. Va tutto bene per la produttività personale, non ci sono problemi, ma possiamo ottenere di meglio da notebook che più o meno costano la stessa cifra o poco di più. Pensiamo ad esempio ai tanti notebook ora anche in commercio basati sul processore AMD Ryzen 5 3500U. Di fatto, quel tipo di soluzioni possiamo dire che va più o meno il doppio rispetto a questo notebook per quanto riguarda la componente CPU, come minimo il doppio. Per quanto riguarda la GPU integrata non c'è proprio storia, perché qui abbiamo una soluzione Intel di bassa potenza che va bene per riprodurre video su YouTube anche 4K, ma non chiediamole qualche cosa di più perché non ce la fa.
La batteria, 38 Wh di capacità, un'autonomia che abbiamo misurato essere in poco più di 5 ore nella riproduzione di flussi video con Netflix in modo continuativo e in circa 4 ore nella navigazione web. Niente di eccezionale quindi, ma abbastanza nello standard pensando per l'appunto alla capacità della batteria. Ci saremmo aspettati qualcosa di più considerando il processore da 5W TDP, ma del resto con una batteria di questa capienza e altre caratteristiche compreso lo schermo Full HD non possiamo attenderci molto di più. Lo schermo da ultimo abbiamo detto che è di buona fattura nel complesso, non ci piace molto la finitura lucida perché comunque cattura molti riflessi, ma la luminosità è discreta e anche la fedeltà cromatica. Di certo non è un pannello adatto al fotoritocco, ma del resto non è tutto questo notebook adatto al fotoritocco perché la potenza di calcolo a disposizione è troppo limitata. Per chi va bene quindi questo notebook? Beh, per chi vuole spendere poco e ha bisogno di una macchina per lavorare in casa piuttosto che per seguire la didattica da remoto, sperando che questo sia soltanto un ricordo di questa prima parte del 2020. Chiedergli qualche cosa di più probabilmente è troppo, però il tutto è inserito all'interno di un package molto bello, sicuramente robusto, che trasmette una sensazione di qualità e di solidità che tipicamente non ritroviamo in notebook che costano questa cifra. Ma torniamo alla domanda iniziale. Pagheresti, Paolo, 450 euro per un notebook acquistato online in Cina con queste caratteristiche tecniche? Onestamente 450 euro forse no. Qualche cosa di meno sì. Siamo attorno ai 400 euro, credo che sia un buon acquisto, che a questo prezzo mi permette di compensare la mancanza di una tastiera con layout italiano e le limitazioni da un punto di vista prestazionale, pensando a un target di utilizzo ben specifico che è appunto quello della produttività personale piuttosto che dell'utilizzo per studiare, navigazione web, creare qualche testo, la posta e insomma in generale tutto quello che permette un po' di intrattenersi tramite servizi web. Il vero problema è che in commercio ci sono un sacco di notebook in questo momento che magari non saranno così belli da un punto di vista del layout, che magari sono basati su uno chassis in materie plastiche piuttosto che in metallo, che però offrono la solidità di un brand sicuramente più diffuso rispetto a quello Chewy, soprattutto nel mercato italiano, e che magari abbinano componenti ben più veloci, con i quali quindi è possibile ottenere prestazioni migliori. Di solito questi notebook non brillano per lo schermo, perché a qualche compromesso bisogna arrivare per spendere 500 euro, però diventa difficile non consigliare quelli rispetto a questo quando la differenza economica è così ridotta. Il resto poi sta a voi. C'è chi piacciono molto queste soluzioni, noi riteniamo che sia esteticamente molto bella e anche funzionale per quanto riguarda l'hardware integrato, ma che probabilmente costa un po' troppo rispetto a quello che offre.